Ciao e benvenuti nel video della location del film Della morte e dell'amore del 1994, diretto da Michele Soavi, tratto dall'omonimo romanzo di Tiziano Sclavi. Yeah! Il paesino di Buffalora, nel film, si trova in una località lombarda immaginaria ideata da Sclavi, ma le riprese si sono in realtà concentrate a Guardea, in particolar modo nel centro storico, proprio qui. Questo nel film appare come il comune di Buffalora e adesso siamo in piazza Panfili. Oh, al comune di Buffalora! Che vento! Ah! Bellissima la frase quando passa qui, in mezzo ai ragazzi che ridono, e dice: più ridono di me, più li sento lontani, non si è mai abbastanza diversi. Grandissimo. C'era anche una ripresa proprio da qui dentro, che poi tipo ruotava così. Lì c'era scritto Mini Bazar, lì, ma adesso è una sartoria. Nel film si intravede anche questa, è la chiesa dei Santi Pietro e Cesario, parrocchiale edificata nei primi decenni del 1700. Piazza Pietro Panfili. Questo è in vendita, se a qualcuno interessa. Io non me ne voglio più andare, resto qui. Un sacco, ma un sacco di edifici qui attorno sono in vendita. Vendesi. Anche laggiù c'è un altro. Che hanno, ragazzi? Dai, dai, fateci un pensierino, fateci un pensierino. Archeologia, wow! Interessante. E adesso prossima location. Il cimitero di Buffalora, dove Francesco lavora, è, per quanto riguarda gli interni, il cimitero antico di Guardea. È un antico cimitero risalente all'era napoleonica. È stato dismesso negli anni 60 e abbandonato a se stesso per circa 30 anni. Prese di nuovo vita grazie al film Della morte e dell'amore, ma chiuse nuovamente per restauro e cadde nuovamente nel dimenticatoio. Fortunatamente solo l'anno scorso ci fu la notizia di una riapertura, ma evidentemente è chiuso nuovamente. Ora giriamo tutto attorno e vediamo se ci sono punti in cui si vede, tanto il muretto è abbastanza basso. Ce la possiamo fare. Sto girando tutto attorno, ragazzi,
e sta tirando in alto il cavalletto. Certo che comunque non è possibile che tengano chiusi certi luoghi. Veramente, io non capisco. No, ragazzi, guardate! Non ho trovato il gattino del video, ma ho trovato lui! Ma quanti sono? No, vabbè. Siete stupendi! I cerbiatti della morte e dell'amore. Mi stanno guardando malissimo. Chiamolo per bene. Adesso andiamo dove hanno girato gli esterni del cimitero, ma non solo. Cose strane dove trovarle. Ah, no, vabbè, ma che emozione, ragazzi! Ragazzi, che emozione! Questo è l'esterno del cimitero e si trova ad Arsoli, sulla strada statale 5. No, vabbè. Guarda, giù c'è la vegetazione a coperto. Ci sono alcune riprese interne anche qui comunque, tipo all'inizio. Quando entra la signora, che lo chiama ragioniere, la prima a chiamarlo ragioniere, e poco dopo Niaghi che insegue le foglie secche, o come dice nel film, morte. Comunque si hanno girato anche tantissime altre scene. No, vabbè. Che poi guardate il cancello, è sempre lui. Sempre ad Arsoli, però al Castello Massimo, fu allestito anche il set principale del film La morte negli occhi del gatto, e anche della Maschera del demonio. Cioè, che emozione. Questi non c'erano. Questi li ritiro su. Avevo visto un gattino nero, ma non sono riuscita a riprenderlo. Questi sono gli orari. Il video delle location del film della morte e dell'amore termina qui. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!